Antonio Morales, con uno dei quattro piloti CIE chiesi che parteciperanno a questo slalom CIE Catraiane, siete pronti a questo evento? Sì, siamo pronti e speriamo soltanto nel tempo che riesce a rimettersi un pochino, perché sennò altrimenti è impossibile svolgere questa gara con una macchina come la mia. E quindi una cosa che non ti favorisce tanto il fatto che possa piovere, possa essere una gara sul bagnato? No, a me non mi favorisce, anche perché ho un tipo di macchina che è molto difficile tenerla giù se piove. E dunque non riesco a sviluppare tutti i cavalli che ha la macchina a terra se col bagnato. C'è l'emozione di gareggiare davanti ai concittadini, ai rappresentanti della propria città. È sempre una gara un po' particolare, la sento tantissimo, anche la vivo perché con Enzo Di Cicco siamo i promotori di questa gara e dunque la vivo veramente con palpitazioni e molto nervosismo perché è la gara di casa. Qual è l'obiettivo di Antonio Morali? Ma io tutti gli anni cerco di dare il meglio e l'anno scorso siamo riusciti a fare il quarto tempo assoluto. Quest'anno spero di salire un pochino più su il gradino, almeno il terzo, il secondo posto, insomma, visto le macchine che ci sono, che sono macchine molto più performanti della mia, dunque è molto difficile prenderle. Però siamo lì, lottiamo e vediamo. Fortunato Varone torna all'appuntamento con lo slalom CIECA Terme Traiane. Che edizione sarà quella di quest'anno? Ma è un'edizione caratterizzata un po' dal maltempo, purtroppo, perché le previsioni. Anche l'anno scorso, se non ricordo Sì, male. però l'anno scorso ha piovuto a fine serata, quest'anno porta un po' di pioggia dalla mattina, che ha caratterizzato un po' i piloti che sono un po' indecisi sul da farsi. Quest'anno la novità principale è quella dell'aumento delle manche, da 3 si passa a 4. Sì, sono stato l'antisignano in Italia con la quarta manche, con la 14ª edizione dello slalom di Ausonia e sto proseguendo ad aumentare una manche in più, anche per dare la possibilità ai piloti di divertirsi di più durante la giornata.